torna la Pizzomunno K ad animare le acque del Gargano con il presidente della Lega Navale di Manfredonia, Luigi Olivieri. Presentiamo questa edizione 2019. Quali sono le novità? Sì, edizione numero 27, ben 27esima edizione che mi vede in qualità di presidente della Lega Navale di Manfredonia con questo importantissimo appuntamento velico. Inizieremo venerdì 13 settembre con due prove su boe nello specchio acqueo di fronte al castello Svevo Angioino di Manfredonia. Sarà la mattina del sabato la volta della prima tappa costiera Manfredonia-Vieste, circa 25 miglia, che vedranno le imbarcazioni iscritte contendersi il miglior risultato lungo queste 25 miglia che hanno la caratterizzazione davvero di essere un paesaggio eccezionale, suggestivo, con le falesie e con tante gole e con tanti salti di vento. La domenica 15 settembre sarà invece la seconda tappa della regata costiera, con partenza da Vieste e arrivo finalmente a Manfredonia, dove nella serata ci sarà la cerimonia conclusiva di premiazione esattamente qui nella sede sportiva della Lega Navale di Manfredonia. Ben 45 le imbarcazioni che ad oggi hanno sottoscritto la preiscrizione e quindi il risultato sembra essere abbastanza soddisfacente e forse anche al di là delle aspettative per questa 27esima edizione. Come si suol dire, buon vento a tutti. Sì, buon vento a tutti e grazie ai nostri collaboratori, ai nostri partner, ai nostri sponsor e anche ai nostri collaboratori, soci della Lega Navale di Manfredonia che si stanno prodigando e stanno facendo squadra e sistema, perché insieme alla Lega Navale di Vieste, insieme al Marina del Gargano che collaborerà per l'accoglienza delle barche iscritte, vogliamo davvero fare qualcosa di estremamente positivo per Manfredonia, per il nostro territorio e che tutto vada per il verso giusto. Guglielmi, con la Pizzomunno K si chiude anche il grande slam del Gargano 2019. La vela sta in pratica attirando davvero tantissima gente da noi. Allora, la Pizzomunno K è la parte, diciamo, più importante di questo gruppo di manifestazioni, in cui è inserita la manifestazione che io seguo direttamente, che è la Dania Cup Lions, che si svolge il sabato prima, oltre alla Coppa di Monsignore il giorno stesso, che rappresenta una sorta di allenamento per questa Dania Cup Lions. La manifestazione, a differenza delle altre, ha uno scopo completamente benefico. I profitti, al netto delle spese che ricaveremo, andranno alla LCIF, la Lions Club International Foundation, che finanzierà un progetto, Safe First for Children, che si occupa di la prevenzione della cecità nei bambini bisognosi. Questo è lo scopo principale. Invitiamo quindi, diciamo, chi vuole aderire a andare al di là della competizione sportiva, perché in ogni caso anche la semplice iscrizione finanzia questa attività.